Si celebrano domani alle 10 nella chiesa di San Giuseppe a Cassibile i funerali dell'uomo deceduto ieri mattina a causa di un incidente sul lavoro. La magistratura ha aperto l'inchiesta per accertare le cause della morte di Antonio Galvano, 38enne, che risiedeva a Cassibile. L'uomo era salito sul tetto del capannone dell'impresa SEP Construction, che si trova in Contrada Palma, nei pressi della centrale Tifeo di Augusta, per cause ancora tutte da chiarire, sulle quali stanno indagando i carabinieri. Ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo. Galvano è stato soccorso dai compagni di lavoro, che hanno subito notato la gravità della situazione, ma poco altro hanno potuto fare per strapparlo alla morte. Il tema della sicurezza diventa ancora più attuale, dice il segretario della CISL Paolo Sanzaro. Bisogna mettere al centro la sicurezza sul lavoro e deve rappresentare un investimento produttivo, perché le conseguenze sono nefaste per tutti. Anche per il segretario della CGIL Roberto Alosi non c'è dubbio che si pone con prepotenza la sicurezza nel lavoro. Non è immaginabile, dice, che nel terzo millennio si muore sul lavoro. Su questo tema cruciale, che coinvolge il costo del lavoro, le politiche spregiudicate degli appalti, credo che bisogna costituire una cabina di regia autorevole. Tutto ciò è il frutto avvelenato della crisi che morde sul costo del lavoro. Formazione e informazione sono alla base della strategia, dice il segretario della UIL Stefano Munafò. Ci sono ottime leggi, però scarsa applicazione. Attenzione maggiore alla pratica. Non dobbiamo correre dietro l'emergenza, ma applicare costantemente sistemi di sicurezza.